questo è il punto dove venerdì notte è stata uccisa Juana Cecilia Azzana Loaiza, una donna di 34 anni e mamma di un bimbo di un anno e mezzo. A ucciderla il suo ex Mirko Genco, 24 anni, già arrestato a settembre per stalking nei confronti della vittima e rilasciato lo scorso 4 novembre. A ritrovare il corpo, una signora residente accanto al parco. A noi ha raccontato che c'era questo compagno che con cui aveva dei problemi, che l'aveva denunciato per stalking. Questo è l'ultimo locale dove Cecilia è stata vista quella sera. È venuta qui con un mio amico per, diciamo, l'ultimo drink, ecco, prima di andare a casa. Il mio amico, so che è entrato, ha preso da bere, è andato in bagno e quando è uscito lei non c'era più. Lui tenta di approcciarsi, di baciarla e lei lo respinge, tenta prima di strangolarla. Dopodiché lei la lascia quasi incosciente a terra e ritorna dopo aver prelevato questo coltello da cucina e le infligge alcune coltellate al collo. E sabato a Reggio Emilia grande manifestazione con circa 200 persone che in corteo hanno poi raggiunto il parco dove è stata uccisa la donna. Che più non hanno voce! Quando voi siete arrivati da lui, qual è stata la reazione? Non ha posto resistenza e ha ammesso quello che aveva fatto. Questo ragazzo di 24 anni ha un fatto singolare nella sua vita, cioè quello di essere orfano di una mamma che a sua volta è stata uccisa dal suo compagno, quindi un altro caso di femminicidio. Sicuramente è un elemento che ha condizionato tutta la sua vita successiva. Nasce un bimbo di un anno e mezzo, una nonna del bimbo che non parla l'italiano, in un paese che non conosce, da sola, senza lavoro. E mentre da ulteriori indagini nel telefonino dell'assassino si trova l'intera registrazione dell'omicidio, sulla libertà concessa a Genco dopo la denuncia per stalking, la presidente del Tribunale di Reggio Emilia, Cristina Beretti, stoppa le polemiche e dice: i giudici non sono chiaroveggenti e la legge è stata rispettata.